Qua alle mie spalle c'è il mercato nero africano e quest'oggi con il mio amico Andrea andremo a visitare sia la parte legale sia la parte illegale. Detto questo, partiamo! Ciao Casias, come stai, Fra? Ciao Andrea, tutto bene? Tu come stai? Questo che stai vedendo è mercato nero africano. Ma spiegami un po', Andrea, qua i prezzi sono costosi o sono bassissimi? I prezzi sono bassissimi, Fra. Un'anguria costa un centesimo. Solo un centesimo un'anguria? Sì, Fra. Forse voi non vi rendete conto di quanto è assurda questa cosa. Provate a immaginare, in Italia pagate un'anguria un solo centesimo. In questo mercato puoi comprare frutta, moto, qualsiasi cosa. Cioè, mi stai dicendo che posso comprare anche delle motociclette ad un prezzo basso? Sentiamo un po', quanto costa una moto? La moto costa solo 200 euro! 200 euro una moto! Yeah. Raga, non ci posso credere che io potrei venire qua in Africa e comprare 5 moto a soli 1000 euro! Ma spiegami un po', Andre, c'è anche una parte un po' più illegale di questo mercato? C'è un posto illegale molto pericoloso, dopo ti porterò! Ok ragazzi, io mi sto iniziando ad eccitare veramente tanto, ma comunque sì, Andre, partiamo con calma! Spiegami un po', tutti questi market vendono solo frutta, giusto? Sì, E tipo, ad esempio, questo cos'è, un limone? Questa è un'arancia, quanto costa un'arancia del genere? Costa una centesima. C'è pure un'arancia un centesimo? No ragazzi, io voglio proprio la dimostrazione. Facciamo una prova. Compriamo 10 arance e vediamo che prezzo ci fa. Faccia parlare Andre, faccia parlare. Raga, stiamo comprando 10 arance a 10 centesimi. La roba mi manda fuori di testa. Perché potrei venire qua con soli 100 euro e comprare la fine del mondo. Banane, arance, angurie. Come state vedendo ragazzi, Andrea sta contrattando il prezzo, perché qua presumo si contrattino. Quante ne prendiamo Andre? Ne prendiamo 3? 3 quindi costano? 3 costa 3 centesimi. 3 centesimi, raga, guardate, hanno le banane, le arance, le sta prendendo, le sta mettendo qua dentro. Go, 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 put inside. Ok, it's ok. Andre, chiedi quanti soldi vuole e glieli diamo subito. E Caders, questo arancia costa tutto 7 scellini. 7 scellini? Mamma mia, raga, io sono veramente emozionato. Adesso prendo subito i soldi e glieli andiamo a dare. All'improvviso, mentre stavo pagando, ho sentito un odore molto, molto forte. E ragazzi, quello che ho scoperto è stato allucinante. Andre, aspetta un secondo, ma che caspita è questa roba piena di mosche? Sembrano tipo degli insetti. Che cosa sono, Andre? Qua sono dei pesci che mangiamo noi con polenta, costa pochissimo. Cioè, questi sono dei pesci? Sì. Ma che pesci sono, Andre? Non ho mai visto un pesce così secco, mamma mia. Ma pesce secco questo. Pesce secco, e quanto costa tipo, che ne so, un chilo di questi? Un chilo costa tipo un euro. Un euro, raga. Io sono sempre più scioccato, comunque procediamo. Arrivati a questo punto, stavo procedendo sempre più avanti per entrare nel mercato vero illegale. Ragazzi, preparatevi perché le prossime immagini saranno veramente molto sensibili. Ragazzi, io sto seguendo questo tizio qua di fronte a me che mi sta portando non so dove. Stiamo entrando in vicoli, tutti quanti strani, guardate. Qua c'è una mega... No, raga, io c'ho paura. Andre, io qua c'ho paura a proseguire. Sei sicuro che non ci rubano, non vero? Non ci rubano mai. Mamma mia, raga, guardate quanta gente che c'è qua. Sempre frutta, ma procedendo sempre più avanti, entriamo nel vero e proprio mondo illegale. Vi faccio notare come tutti quanti mi stanno osservando, perché figuratevi se qua è normale vedere un ragazzo che entra nel mercato e diciamo inizia a gridare, registrare a più non posso. Ma guardate qua! Guardate quanta frutta hanno! Non ci posso credere! E Kajas, qua devi stare attenzione, in questo busta ci sta tante cose illegali. Cioè, aspettami un attimo, Andre. Dentro queste buste qua c'è roba illegale. È roba illegale. Ma tipo, che roba illegale? Un sacco di cose pericolose, ci sono armi, fucili. Armi, fucili! Questi sono morti, cioè per mascherare il mercato illegale. Mettono delle buste... No, no. Raga, mi ha spostato. No. Andrea, sto tizio mi ha detto di andare via, Fra, ti ho detto che è pericoloso, se no ti picchiano qui. Qua ti picchiano. Se io mi avvicino senza permesso a queste buste qua, questi mi picchiano. Guardate questo che sguardo che ha, raga. No, io mi sto cagando sotto. Va bene, Andrea, procediamo avanti, andiamo avanti, per favore. Vi posso assicurare che non mi sarei mai aspettato di entrare in un mercato del genere. Ragazzi, questa è la vera Africa. Cioè, queste signore fanno tutte quante, diciamo, da cecchini per fare questi scambi qua illegali di non so cosa. Non voglio neanche dire cosa, perché sennò potrebbero annarmi il video. Addirittura, guardate qua quante banane ci sono, perché all'interno vanno a nascondere la merce illegale. Comunque, Andrea, adesso dove stiamo andando? Adesso stiamo entrando nel mercato. Qui vendono roba rubata. Vendono roba rubata? Mi stai parlando che se a me rubano la moto, la portano qua nel mercato e la rivendono? Porca miseria, raga. Io adesso ho paura. Questo tizio continua a portarci avanti. Ci mostra questi pesci che ormai non ci interessano più. Ma adesso preparatevi, perché siamo
ufficialmente. Mi guardano tutti, raga. Mi guardano tutti. Mi guardano tutti come se fossi tipo un pazzo. Qua siamo ufficialmente nel mercato nero, illegale, dove vendono roba rubata. Andrea, spiegami un secondo. Questa roba, che caspita, sembrano tipo delle pietre bianche. Queste sono delle roba che usano per svegliare tutte le notte. Non ho capito, aspetta. Loro prendono sta roba per restare svegli tutta la notte? Sì. Ma come funziona? Si mangia? Si mangia questa roba. Si mangia sta pietra dura? Sì. Raga, io sono scioccato. Cioè, è come se fosse quella cosa che non posso dire perché sennò mi bannano il video. E queste altre cose cosa sono, Andre? Questo ti fa entrare in un'altra dimensione. In un'altra dimensione? Raga, forse non so se voi capite cosa significa entrare in un'altra dimensione. Su YouTube non posso dirlo perché sennò mi bannano il video. È quello che state pensando voi, ragazzi. Così, proprio, la lasciano sul mercatino, davanti a tutti. E tutti quanti osservano e sanno cosa vendono. Qua, vabbè, c'è del cocco. Ok, cocco molto normale. Ma dentro queste buste mi spavento proprio a sapere cosa nascondono. Andrea, se ti fai conoscere un mio amico che vendi roba rubata. Mi stai dicendo che posso comprare roba rubata dal tuo amico? Eh sì, Ma lui, Andre, spiegami un secondo, cosa vende? Lui vende una scatola con un sacco di roba dentro. C'è scatole così, con tanta roba illegale dentro? Sì, eh. Oh mio Dio, va bene, Andre, portami da lui, portami da lui. Stiamo andando, cioè, diciamo questo di prima, quello che mi guardava malissimo. Stiamo andando a comprare la mia prima scatola rubata. Mio Dio, guardate le condizioni. Guardate le condizioni. Ecco, raga. È lui, Andre, lui? È mio amico, è lui, eh. È lui, ma devo parlarci in inglese o in italiano? Come... qualsiasi lingua. Qualsiasi lingua. Ah, ciao, amico. Ciao caro, come ciao, tutto bene? Ma cosa vendi tu? Questa scatola qua? È una scatola pesante. Mamma mia, raga, e questa è una scatola illegale? Illegale. È rubata? Andrea, ma sei sicuro che devo comprarla a lui? Non è che vado in prigione. Sicuro, non vai in prigione, fra. Mamma mia. Raga, io non so se farlo, perché effettivamente pensate, ci sto registrando un video su YouTube e teoricamente è illegale comprare una cosa illegale rubata, ma secondo te lui quanti soldi può volere per una scatola del genere? 100 euro. 100 euro per una scatola? Come sì. Porca miseria. My friend, amico mio, quanto vuoi per questa scatola? 100 euro. 100 euro? Ma perché così tanto per una scatola? Spiegami. Questo io vendo 100 euro perché in dentro, se lui apre questa scatola, troverei tutto che ci sono lì dentro. Andrea, non lo so, tu che dici, mi conviene comprarlo oppure no? Se vuoi prova, fra. Oh mio Dio, raga, va bene, ci sto, ragazzi. Prendiamo il portafoglio, porca miseria, devo dargli un sacco di soldi. Forse voi non vi rendete conto di quanti sono 100 euro qua in Africa per una scatola del genere. Io ti sto vendendo questa scatola a 100 euro, però mi raccomando, non puoi dire a nessuno che ci sono delle cose dentro, tutto che ci sono qui dentro. Cioè, non devo dire a nessuno che ho comprato questa scatola da te, Non devi dire più a nessuno. Va bene, va bene. Raga, mi sa che questo qua non si è accorto che sto registrando un video su YouTube. Forse si pensa che questo video lo terrò solamente nella galleria, ma va bene, facciamo finta di nulla. Paghiamo questa scatola. No, ecco te i soldi, amico mio. Posso prendere la scatola? Raga, è abbastanza pesante, non vorrei dire, Mamma mia, è abbastanza pesante. Comunque, signori, portiamocela a casa e andiamo subito ad aprirla. Cade, stai attenzione, potesse essere una bomba. Una bomba dentro la scatola! Raga, ma questi pazzi africani cosa ne hanno fatto comprare? Una scatola con... oh mio Dio, ragazzi, stavo pure per cadere. Una scatola contenente probabilmente una bomba. Io non so dove sono finito, raga, guardate, ci sono tutti quanti che mi stanno guardando. Raga, io sapete che vi dico, me ne scappo subito a casa perché non ce la faccio più a stare qua. Andiamo ad aprire la scatola.